Ciao ragazzi, ci siamo pronti per partire in diretta. Sto connettendomi nel video in diretta. Fammi vedere, ci siamo. Siamo in diretta. Mi avete chiesto di fare un tutorial o rifare il tutorial dell'altro giorno. Sono tornata a Fuerteventura. Sono molto contenta di essere qua e mi stavo per allenarmi. Ho tirato fuori il mio tamponino. Mi metto sotto le mie piante perché là sotto c'è un po' di ombra e mi allenerò. Però lo faccio questo tutorial senza la musica, così mi potete sentire bene e possiamo avere tutte le risposte. Allora, facciamo caso che tu vuoi cominciare a saltare. Non devi saltare affatto. Io vedo spesso volentieri le persone che prendono il trampolino e cominciano a fare così. Fanno, oh, salto, salto. Non sei un bambino a terra. Stai su un trampolino e il trampolino qua sopra abbiamo 0 forza G. Qua sotto abbiamo 5 forza G. A questo momento sono più o meno intorno a 3 forza G. E la mia resistenza sta sotto di me. Se avete mai visto un astronauta, torna dallo spazio distrutto perché stava in 0 forza G. Quando siamo in 0 forza G, il nostro corpo va in uno stato catabolico. Catabolico vuol dire smantella tutta la roba buona. Muscoli, ossa, anche addirittura il sistema vestibolare paga la conseguenza nel 0 forza G perché non capisce dove c'è su e dove c'è giù e dove c'è la forza di gravità. Quando siamo su un trampolino, partiamo con un trampolino. Molte persone dicono: ah, io ho mal di schiena, mal di ginocchio, mal di caviglia, mi sono fatto. Mi scrivete, ah, io ho tutti questi problemi. Allora, il trampolino, noterete sotto di me ci sono delle molle, ok? Le molle mi permettono di andare oltre il pavimento. Se io qua faccio lo stesso movimento, mi metto di qua, se io mi metto di fare lo stesso movimento, vedi che io non salto, non faccio niente. Io anzi mi sto anche spingendo di più di quello che facevo là. Mi metto fuori le braccia, vedi? Cioè, muovo solo i piedi, non si muove niente. Muovo solo i piedi, vedi che mi balla tutto, c'è questo ballonzio della testa, della pancia. Se ti mettessi le mani, sentiresti questo massaggio. E questo massaggio in realtà è una contrazione. È una contrazione perché mio corpo e i miei muscoli mi devono frenare. Ma mi frenano esattamente come la macchina ti frena quando stai andando a 100 km all'ora. Nessuno vorrebbe smettere o frenare contro un muro, giusto? Anche a 30 km all'ora sarebbe veramente devastante. Così, quello che facciamo con un trampolino è freniamo come la macchina in modo lineare. E questo è molto benefico per il nostro corpo e per le nostre articolazioni. L'altra cosa è quando faccio solo questo movimento, vedi che io non sto saltando? Ok? Non sto saltando, io sto facendo un risciacquo completo del mio sistema linfatico in solo 10 minuti. Qua giù sono 36 ore. Per tutta la mia linfa, che è 15 litri di linfa, 3 volte tanto la mia sistema circolatorio, abbiamo 5 litri di sangue, 15 litri di linfa. Ma il sistema linfatico non ha una pompa, non ha il cuore e non ha. Come le nostre arterie hanno dei muscoli, anche le nostre vene hanno un po' di muscoli e pompano con il cuore. Il nostro sistema linfatico non ha questo beneficio di una pompa. E mi dite voi come torna, come riesce a fare un riciclo totale del vostro corpo soltanto con le contrazioni muscolari mentre cammini, o c'è la pompa linfatica quando andiamo a spingere sul riflesso plantare sotto il piede. Ma quante di voi andate come ballerine intorno il giorno sulla punta dei piedi? Ok, così. La prima cosa del trampolino è proteggere le articolazioni perché ti aiuta a decelerare o frenare in modo delicato. Ok, dimmi quando mai io potrei fare questo a terra senza spaccarmi le ginocchia. Mai, perché il trampolino, essendo diciamo morbido, elastico, mi prende, mi frena e poi mi ributta su in aria e mi aiuta a fare a metà del lavoro. Due, articolazioni. Se hai problemi di ginocchio, caviglia o schiena, tu vedrai che sul trampolino puoi lavorare. Ho tantissime persone che hanno. Io ho ernia al disco, ho problemi di tendinite al ginocchio e io comunque, che non corro più,
salto come un coniglio e me la vedete, ok? Me la vedete sul gruppo, me vedete anche in palestra, ok? Questa è la prima cosa. Ma io non voglio che i miei amici che devono avvicinarsi al trampolino, non voglio che saltate, voglio che soltanto moleggiate. Così avete il controllo del trampolino. Adesso, io faccio il mio lavoro, lavoro nel campo di fitness e studio nel campo di fitness. Adesso stiamo sfiorando 40 anni, ok? Sfiorando 40, anche di più, perché prima praticavo, prima di diventare insegnante, ok? In 40 anni di carriera non ho mai visto nulla far dimagrire così velocemente le persone con così tanta facilità. Lungi da me a dire che il functional non ti fa dimagrire, il calisthenico non ti fa dimagrire, il combat non ti fa dimagrire, il spinning non ti fa dimagrire e la corsa non ti fa dimagrire. Non lo sto dicendo che le altre cose non ti fanno dimagrire, ho detto con facilità, perché quando io sto sul trampolino, anche se sto saltando con voi, non vado mai a corto di fiato, ma se ti faccio vedere un tracciato di un cardiofrequenzimetro, vedrai che io posso bruciare fino a 900 calorie all'ora, all'ora, all'ora. Quanti di voi sareste in grado di fare un allenamento di 900 calorie in un'ora senza sentire la fatica? Pochi, pochi, nessuno. Ecco perché il trampolino è così bello. Se tu stai lì e dici, ah, vabbè, io vado a camminare, non sarai mai efficace con un trampolino. Ah, no, no, io faccio pesi. Per carità, si può fare pesi anche sul trampolino che aumenta il vostro, vostro risultato. Per la verità, il trampolino ti fa ridurre il set point. Siete in menopausa? Siete in menopausa? Avete preso negli ultimi 16 mesi 8, 10 kg. Dice, guarda, ma sai quanto mi state scrivendo? Mi state scrivendo su info@jillcooper.it, questa è la mia email, lo trovate sul mio negozio online, jillcooper.it, mi scrivete, vi rispondo io personalmente. Ma io direi 80% di voi che mi state scrivendo siete in perimenopausa, menopausa, postmenopausa e mi state dicendo la stessa cosa. Da quando sono entrata in perimenopausa ho messo 5, 8, 10, 15 kg in un anno e mezzo e non riesco a perderli. Ok, trampolino, trampolino, ripeto ancora trampolino, perché? Trampolino dice una cosa al tuo corpo che null'altra, nient'altro. A punto di vista, ma magari neanche, vabbè, mezzo una pedana vibrante potrebbe dire, dice al tuo corpo che vivi su un altro pianeta. Perché quando io sono sul trampolino, io sono su una bolla di ipergravità, ok? Qua su, zero forza G, vedi che mi ballano i capelli in su, zero forza G. Qua sotto sono 5 forze G, vuol dire che il mio corpo pensa che sono su un altro pianeta. Essendo su un altro pianeta più pesante, 5 volte più pesante della Terra, i miei muscoli devono diventare più forti, le mie ossa devono diventare più forti, le mie legamenti, i miei tendini, il flusso sanguigno, le mie vasi sanguigni devono diventare più forti, perché in pratica il mio corpo usa la forza di gravità come un vero e proprio allenamento. Dottor Filippo Ongoro, un medico spaziale, perché lavoravo con la ESA, European Space Agency, l'agenzia spaziale dell'Europa, dice che la forza di gravità è fondamentale per il mantenimento della salute, perché noi siamo sotto la forza di gravità. I bambini per alzarsi in piedi cadono e alzarsi in piedi, cadono e alzarsi in piedi è contro la forza di gravità. Quando noi andiamo in sala pesi, alziamo i pesi contro la forza di gravità. Ma se io alzo i pesi così, ok? Non sto allenando il naso, non sto allenando l'esterno coscia, sto lavorando sulle spalle. Se io facessi i pesi sul trampolino, ogni volta che io scendo c'è una contrazione muscolare e questa contrazione muscolare ti riabbassa il set point. Così, se tu sei in menopausa e vuoi dimagrire, devi cominciare a saltare, perché è dolce sulle vostre articolazioni. Ti aiuta con le osteoporosi, ok? Antiosteopenia. Abbiamo fatto uno studio scientifico proprio con l'Università di Palermo e di Cassino e abbiamo pubblicato su questo fatto che aiuta l'osteopenia, aiuta i muscoli, aiuta il tessuto connettivo,
Ok, e ci aiuta a ridurre il set point, ti aiuta a perdere i chili perché ti aiuta a attivare il tuo metabolismo e farlo ragionare da giovane, ok? Perché ti permette il metabolismo di riattivarsi. Ma arriviamo sul nostro trampolino. Quali sono i primi movimenti? Solo un molleggio. Perché solo un molleggio? Perché ti devi prima prendere il piede. Entro 2-3 lezioni sarà tuo. Se tu hai paura di fare il tuo allenamento, puoi tranquillamente tenere magari una sedia vicino a te, un tavolo vicino a te, ma magari un sgabello, qualcosa un po' più alto. Stai facendo il tuo lavoro, ok? Però c'è qualcosa che ti permette di avere un punto di riferimento durante la vostra la lezione. L'altra cosa, vi consiglio di utilizzare le scarpe. Perché utilizzare le scarpe? Perché le scarpe ti permettono di non affondare sul talone. Senza le scarpe andrei indietro a piedi piatto, andrei indietro sui taloni, il bacino sarebbe in avanti e andrei a comprimere male sulla zona lombare. Per compensare mi butterei sulle punte per saltare così sulle punte. A quel punto comincerei a sentire tanta attivazione sul polpaccio e non ho mai conosciuto una donna italiana che voleva avere i polpacci più grossi. Allora, ultima cosa che è molto interessante, che sto lavorando, vi ho già detto che sto lavorando tanto sulla lassità cutanea, e ve lo spiego che cosa sto scoprendo, perché meccanicamente il nostro trampolino aiuta anche con la lassità cutanea. Perché? Perché se i nostri fibroblasti, la matrice sottocutaneo del collagene, è fatto da collagene e fibroblasti che si mettono in tiro, ok? Si mettono in tiro insieme. Ma la luce solare e l'età può snaturare o interrompere questi filamenti di collagene, che poi il fibroblasto non è più in tiro, si atrofizza e non produce più collagene. Ma ogni volta che noi andiamo a saltare sul trampolino e c'è questo massaggio, perché se tu potessi mettere le mani sulla mia pancia o sulla mia coscia, sentirei che la pelle si muove, questo stimola le mie collagene e fibroblasti a allinearsi con la forza verticale del salto stesso e tonifica anche la pelle. Così, per tutti i miei amici che vogliono avvicinarsi al trampolino, uno, è il modo più veloce, indolore, divertente, senza saltare con la lingua pezzoloni, per dimagrire. Ho fatto perdere Manila Ferretti 60 kg con il trampolino, un'altra persona 30 kg in 6 mesi, 20 kg in 5 mesi, divertendosi, ti drena le gambe, ti aiuta con il nessitismo della cellulite, ti aiuta con l'osteopenia e le ossa, ti protegge le articolazioni, ti aiuta a fare un gran signor lavoro brucia grassa aerobico senza la lingua a penzoloni e senza che stai a corto di fiato, perché aiuta il cuore e i polmoni a pompare, ci aiuta anche le prime vie respiratorie per tutti che hanno problemi, che devono rieducare magari il respiro dopo anche problemi che tanti stanno passando in questo periodo, e ci protegge le articolazioni. Devi saltare con le scarpe, e tutto in tutta onestà, se tu riesci a semplicemente molleggiare 10-15 minuti durante le prime settimane, tu già comincerai a perdere tanti liquidi e comincerai a prendere domestichezza con il trampolino. Poi si può cominciare a fare combat o regional o hot dance o diciamo supersonica, e lo puoi fare con noi o intensity. L'altra cosa è divertente, la cosa più bella del trampolino è divertente e puoi fare veramente tanto, però la cosa più bella è che veramente non ho mai visto nulla fa dimagrire con meno fatica nella mia carriera. Infatti sto per andare a saltare perché mi serve il mio allenamento oggi, spero che mi sentite oggi perché l'altro giorno c'era troppo musica e me l'avete chiesto di rifare questo tutorial con la voce e senza la musica, e io continuerò a spiegarvi come utilizzarlo, però la cosa importante è di iniziare, perché vi garantisco, lavorare a terra dopo che hai trovato il trampolino è pesante. Dici no, non c'ho voglia, no, è troppo difficile. Perché quando sei sul trampolino voli. E poi l'altra cosa, non te ho detto, perché i bambini saltano? Se voi andate adesso su YouTube e scrivete animali sul trampolino, animali trampoline, ok, scrivilo in inglese, animal
trampoline, ok? Scritto trampolino o trampoline, vedrai che gli animali saltano. E tante persone mi mandavano questi video di questi animali molto simpatici che saltano. Ma non lo fanno per curare la cellulite e non lo fanno per dimagrire. Perché gli animali saltano? Perché fa qualcosa benefico per il loro cervello, produce endorfine. E come i bambini, gli animali saltano perché crea una sensazione di ossigenazione, benessere e di conseguenza lo fanno perché fanno sentire euforiche. Immagini di trovare un allenamento che ti fa divertire senza fatica, sudare finalmente, proteggendo l'articolazione e finalmente facendoti perdere quei chili per tornare indietro con la lancetta dell'orologio della vostra orologio biologico e farti veramente divertire e tornare in forma. Io comunque farò altri tutorial per il trampolino, ci tenevo a fare questo che a ripetere quello che ho detto l'altro giorno. La prossima volta magari spiegherò anche che cosa dobbiamo fare per salvarci quando c'è la plin plin e altre cose. Ma per adesso, ciao a tutti, mi vado a allenare e spero che passate una giornata molto, molto figatosa. Ciao da Jill. Termino e termino.